Andiamo a conoscere all'interno delle collezioni del Museo della Cattedrale, il Museo Cronos, e questo trittico di Serafino de Serafini, pittore modenese di fine 300, che qui lascia una preziosissima testimonianza della sua attività artistica. L'opera che troviamo qui è un altarolo portatile. L'altarolo era un suppellettile artistico molto diffuso all'interno della cultura medievale, che poteva essere impiegato per la celebrazione delle varie messe eucaristiche in differenti luoghi. Infatti, attraverso l'altarolo si poteva consacrare la mensa nella quale veniva effettuata la celebrazione. Troviamo infatti qui riassunta tutta la vita di Gesù Cristo, dalla sua nascita e ancora prima dall'Annunciazione nei due cuspidi laterali, fino alla sua resurrezione. La nascita e la resurrezione si trovano lungo la stessa diagonale. E in mezzo della composizione è raffigurata la crocifissione, con ai lati San Francesco e San Ludovico di Tolosa, che in maniera quasi illusionistica vanno a sorreggere con queste due colonne dipinte l'intera trabeazione cuspidata del trittico stesso.